Ragazzi, mamma mia, andiamo a fare Dimo che non sto più nella pelle. Già ve l'ho detto, qui c'è Maxwell, mamma mia, con la tandelga, l'ascia magica. Sto piangendo, andiamo con Maxwell. E andiamo, vediamo, ho messo la luce lì, insomma, speriamo bene. Via! Ok, io non metto musiche perché già questa è spettacolare. Quante battaglie sono? 7. 3 per... Madonna, Maxwell, finalmente! Ci vediamo direttamente quando succederà qualcosa di strano. Signori e signori, ecco voi Dimo e la ragazza. Un'unità fantastica. Addirittura potete farvi una mono Dimo. Chissà se riesco a shottarla. Lo spero. Sentite la musica. Allora, Maxwell aumenta anche lui i colpi critici. È qualcosa di fantastico. Scusate, dopo vi spiego le caratteristiche. Sto piangendo. Un colpo critico? Manco a morì? Non ho visto colpi critici, pazzesco. Non ho visto crit scritto là sopra. Dai, ce la posso fare? Guardate, frizione, eh. Questo è l'attacco, il suo bel burst. Non posso perdere. Quindi, una bella fuggina. Maxwell, e abbiamo vinto. Colpo critico, ok, stavolta l'ha fatto. Prendiamo? No, non l'abbiamo presa, ma io ci riprovo. Ragazzi, avete visto Dimo? È possibile catturarla nel vortice ed è davvero una bella unità. Andiamola subito a vedere nella sua forma da 4 stelle. Cosa fa? Leader skill, charm. Allora, probabile boost nella barra BB prodotto durante lo spark. Vediamo un po' qua cosa ci dice. 50% di probabilità di fillare, ovvero di riempire uno dagli 1 ai 3 cristalli da battaglia durante lo spark. Davvero fantastico, sarà molto utile durante il Frontier Hunter e anche il suo Brave Burst perché il suo incrementa di poco, vediamo un po' di quanto. No, non è poco, 40% il danno nello Spark per 3 turni. Carino, ma la cosa che stupisce sono questi, i 18 colpi, sia Light che Dark. Ma non è finita qui. Andiamo subito a vedere la quinta, la forma 5 stelle, non la quinta. Ecco qua, questo non è più una probabilità, ma è una certezza, perché boosting the BB Gauge prodotto durante lo spark, quindi è una certezza, dai 2 ai 3 cristalli, molto molto buona. Per ogni spark che ci sta, Dimo, con la sua leader skill, vi farà aumentare di 2 o 3 cristalli appunto la barra per i buffs. Voi l'avete visto con Rosetta, se avete visto i miei ultimi video di Frontier Hunter, infatti lei ha una leader skill simile. Cosa ci stupisce? Anche Magnolia, perché i colpi sono aumentati di 2, 20 combo Powerful Light and Dark Attack. Innanzitutto vediamola qui, molto bella. E andiamo a vedere questo boost che è aumentato del 10%. Un boost di input 750 più 300 più 300 più 300, devo dire molto generoso. E non c'è nient'altro da dire, ragazzi. Questa è Dimo. Addirittura potete farvi una mono Dimo, ovviamente con Dimo Friend, perché è davvero molto bello. Un'unità fantastica da ottenere gratis. Inoltre, il dungeon, se lo farete, avete una probabilità di incontrare nel bel mezzo del cammin del vostro dungeon una Burst Frog oppure qualche imp. Infatti, ho droppato due imp, anzi, no, tre imp di difesa e una Burst Frog. Ragazzi, grazie mille per avermi seguito, questo era Dimo e ci vediamo al prossimo video in cui parlerò di Reed.